Salve cari amici, dal vostro psicologo life coach Roberto Ausilio. Oggi parliamo della piaga sociale del secolo, e cioè l'abuso degli smartphone, in particolare per quanto riguarda i nostri piccolini, i nostri figli, perché secondo una ricerca del National Institute of Health negli Stati Uniti, stare davanti allo smartphone per bambini che hanno 9 o 10 anni andrebbe addirittura ad assottigliare la corteccia cerebrale, che è l'area del cervello deputata all'elaborazione delle informazioni più complesse, degli stimoli ambientali, ed è quella che evolutivamente si è sviluppata dopo all'interno del nostro sviluppo umano. Questi ricercatori hanno preso ben 4.500 ragazzi, quindi è una ricerca molto articolata, molto, molto seria, e non è ancora terminata. Questi sono i primi risultati, i primi dati. Gli altri dati definitivi li avremo nei primi mesi di gennaio-marzo 2019. Ma la cosa interessante e drammatica che viene fuori è che stare davanti agli smartphone, comunque ai PC, ai tablet, per più di 7 ore al giorno, per i piccolini va ad assottigliare la corteccia cerebrale. Diciamo che è un po', tra virgolette, la scoperta dell'acqua calda, nel senso che la scienza va a corroborare quello che è l'osservazione comune da parte di noi genitori e psicoterapeuti avviene ormai da tempo, e cioè che se tu prendi un bambino e lo rincoglionisci davanti ad uno schermo, sebbene sia molto comodo, dall'altra parte però, da un punto di vista di sviluppo cerebrale, non gli fa bene. Non gli fa bene perché dobbiamo conoscere le varie fasi, le varie tappe dello sviluppo del nostro cervello, e sapere che, come già diceva Piaget all'epoca, che i bambini attraversano la fase dello sviluppo sensomotoria, cioè che conoscono il mondo attraverso i sensi e il movimento. Sia i sensi che il movimento vengono in qualche modo deprivati, è come staccare la spina se tu stai tante ore davanti ad uno schermetto, perché non ti muovi, non fai esperienza tattile, sensoriale, se non visiva, e troppi stimoli visivi in rapido movimento non fanno bene al cervello. Adesso sempre di più la scienza andrà a dimostrare, secondo me, questo, le neuroscienze e la psicologia andranno a corroborare questa ipotesi, e quindi quello che noi possiamo fare è cominciare a togliere dalle mani questi cavolo di aggeggi ai nostri figli e iniziare a dare delle regole precise di utilizzo che vanno rispettate da parte dei bambini, ma anche da parte di noi adulti, perché appunto a volte si vedono bambini che accompagnano al parco genitori a giocare con lo smartphone. Ciao e buona giornata.